Oggi prepareremo farfalle con funghi, prosciutto cotto e cipolla. Ho messo a rosolare l'olio con tutti gli ingredienti e vado a coprire la mia padella con il coperchio Magic Cooker 35. Metto a fiamma alta per 2 minuti e lascio soffriggere un po'. Sono passati 2 minuti, abbasso la fiamma, alzo il coperchio e metto la pasta cruda. Ho preparato 450 grammi di pasta e quindi ho fatto 5 bicchieri di acqua, sono quasi un litro di acqua. Copro e metto il sale. Non ne metto tanto perché non è come quando metto il sale nella pasta con la pentola, rimane nell'acqua, invece qui e verrà assorbito, quindi poi rischio che verrebbe troppo salata. Faccio cuocere e il tempo di cottura della pasta e poi impiatterò. Sono passati i minuti di cottura della pasta, vado a controllare. La pasta è cotta, l'acqua si è asciugata e vado a mettere la panna. Mescolo. Faccio insaporire un altro po' e poi metto il piatto finito. Le farfalle con i funghi e il prosciutto cotto e panna sono pronte. Grazie, alla prossima video ricetta. Mettete un like se vi è piaciuta.